questa è una fila interminabile fino alla frontiera di aiuti umanitari che da tutta Europa, forse da tutto il mondo, stanno arrivando all'Ucraina. Un'ambulanza, guidata anche dallo stesso sindaco di Arezzo, attraverso l'Europa sino alla frontiera tra Polonia ed Ucraina e tre polmini carichi di medicinali e dispositivi sanitari. Ha bisogno di supportare tutti coloro che, civili e militari, hanno in questo momento, per effetto della guerra, grossi problemi di salute. Indietro invece sono tornati sacchi di terra ucraina e semi di girasole. Due persone anziane che ho incontrato in questura hanno chiesto una manciata di terra di casa loro, perché erano sicure che non sarebbero mai più tornate a casa. E poi ci hanno chiesto il sindaco di Sambir e il direttore dell'ospedale di portare la loro terra da noi e di piantare dei semi di girasole, che è il fiore simbolo dell'Ucraina. Una missione umanitaria che ha portato a Sambir un consistente carico di aiuti a sostegno della popolazione, frutto di una raccolta fondi e di un'azione di sensibilizzazione delle quali si sono fatti promotori Comune di Arezzo e Fraternita. Viviamo in una situazione molto particolare, quindi quando c'è possibile rientra nella nostra morale, quindi chi rappresenta comunque un'associazione o, come nel nostro caso, un'associazione sportiva, deve comunque fare il possibile anche in queste occasioni. In tutto oltre 10.000 euro raccolti, grazie ai quali sono stati acquistati prodotti farmaceutici, medicinali e dispositivi sanitari e medico-chirurgici specificatamente richiesti dall'ospedale ucraino. E che quindi gli arettini donano in questo momento ai loro colleghi europei ucraini. È un momento di grande difficoltà per questo paese, lo sappiamo tutti, noi facciamo il meglio che possiamo fare, portando aiuti umanitari e non armi, come anche c'era stato chiesto. Alla città di Sambir, infine, anche l'ambulanza donata dal centro chirurgico toscano. La storia recente di Arezzo è punteggiata e costellata di episodi di generosità che ancora una volta si sono manifestati, questa volta non verso gli ammalati, il calcit, o verso i diseredati della nostra città, ma verso gente che nemmeno conosciamo. Bella cosa. Se tutti i nostri aiuti di Arezzo verso l'Ucraina serviranno a salvare anche una vita sola, avremmo fatto il nostro.